Violento frontale poco prima delle 13 lungo la Brigia Gallese, nel tratto dopo il rano all'altezza dell'incrocio con via Pideura, già teatro di incidenti in questi mesi. Per responsabilità al vaglio della Polizia Municipale della Romagna Faentina, sul rettilineo si sono venuti a scontrare una Fiat Panda vecchio modello e un furgoncino pick-up, il quale avrebbe voluto svoltare in via Pideura, ma in direzione opposta stava sopraggiungendo la Panda. Coinvolto anche un terzo mezzo, senza però particolari conseguenze. Entrambi i conducenti delle vetture hanno avuto bisogno dei soccorsi del personale del 118, arrivato sul posto con due ambulanze e l'elicottero decollato da Ravenna. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, trasportato al Bufalini, anche se le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni. Mentre l'altro automobilista è stato ricoverato all'ospedale di Faenza.